Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia. Uccide un cinghiale vicino alle abitazioni e fugge. Il tavolo Animali e Ambiente, costituito dalle maggiori associazioni animaliste e ambientaliste, tra cui SOS Gaia, stigmatizza il grave episodio accaduto sulla collina torinese nella notte del 27 novembre scorso, quando un incosciente ha ucciso un cinghiale sparandogli con un'arma da fuoco da dentro l'automobile e, lasciando l'animale agonizzante in terra, è scappato aiutato dall'oscurità. Il tavolo Animali e Ambiente si augura che si apra subito un'indagine per identificare chi ha sparato a un animale selvatico, peraltro nei pressi delle abitazioni, in aperta violazione delle norme di legge vigenti. Sollecita sia la città metropolitana che il comune di Torino a considerare le proposte di intervento incruento sul contenimento dei cinghiali presentate dalle associazioni del tavolo Animali e Ambiente, con uno specifico documento reperibile al link sul sito web del tavolo www.animaliambiente.it. $17 milioni di visoni uccisi in Danimarca. La mutazione del Covid-19 riscontrata nei visoni, in grado di incrinare l'efficacia dei futuri vaccini, ha spinto le autorità della Danimarca a decretare l'abbattimento di massa di tutti i mammiferi allevati nel paese per la loro pelliccia. Ma dalle fosse poco profonde sono cominciate a emergere le carcasse putrefatte degli animali, spinte in alto dai gas di fosforo e azoto sviluppati nel processo di decomposizione. Una grave e pesante minaccia per l'ambiente. Lo strazio di questi 17 milioni di visoni abbattuti ci fa dimenticare che comunque questi animali vengono tenuti in piccolissime gabbie il tempo che basta perché raggiungano una dimensione utile ad essere uccisi e scuoiati, una vita d'inferno come tutti gli animali di allevamento. Occorre ricordare che per una pelliccia di un metro perdono la vita circa 60 visoni e per fortuna molte case di alta moda le stanno mettendo al bando. Ricordiamo anche che il virus non è partito dal visone, ma dall'uomo, che lo ha trasmesso all'animale che ne è diventato un veicolo senza colpe. L'Ungheria vieta gli allevamenti di visoni e altri animali da pelliccia. Il governo ungherese ha annunciato l'adozione con urgenza di una legge per vietare l'allevamento di visoni al fine di tutelare la salute pubblica a seguito delle evidenze scientifiche che vedono questi animali avere un ruolo attivo nella diffusione del coronavirus. Il provvedimento è finalizzato a evitare il trasferimento di questi allevamenti da altri paesi dove sono già stati vietati o dove è avviato l'iter legislativo che li metterebbe al bando. Sarà un passo verso l'abolizione degli allevamenti? Chi ha a cuore gli animali se lo augura. Sudafrica, respinto il ricorso di 3 famosi bracconieri di rinoceronti. Sconteranno tutti i 25 anni di carcere. I 3 uomini sono stati arrestati nel 2016 durante un'operazione di polizia e sono stati colti in flagrante in uno chalet del Sudafrica. Avevano con loro 11 kg di corno di rinoceronte appena raccolto, una sega insanguinata, un trapano, un set di pinze, una pistola da dardo e un farmaco tranquillante. Il corno che avevano è risultato essere proprio dell'ultimo rinoceronte, l'ultima loro vittima. Il test del DNA lo ha confermato. Ora sconteranno ognuno 25 anni di carcere. Segnaliamo la nuova rubrica Dalla parte degli animali, consigli legali. La rubrica è a cura degli avvocati Filippo Portoghese e Alessandro Ricciuti di Animal Law e di Enrico Moriconi, medico veterinario e garante diritti animali della Regione Piemonte. Ed è un'iniziativa della rivista online Shan Newspaper al sito www.shan-newspaper.com. Con questa rubrica Shan Newspaper intende dare consigli legali sui tanti temi della gestione e del benessere degli animali. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.